Una splendida notizia, il docufilm dedicato alla Ciambra, il quartiere di Gioia Tauro, quartiere di Zingari, di Rom, come li chiamano i più, realizzato da John Carpignano, ha avuto questo straordinario riconoscimento. È stato vinto da questo docufilm. Un modo per accendere i riflettori su una realtà di emarginazione, un modo per far comprendere come si vive in questi quartieri ghetto, in questi quartieri marginalizzati, ma come far comprendere che lì, in quei quartieri, c'è una umanità. Una umanità che John Carpignano, colui che ha realizzato questo splendido documento film, lo ha realizzato vivendo con gli zingari di Gioia Tauro. Un modo alla Vittoria de Seita di osservare questo fenomeno di emarginazione, ma ci auguriamo che questi riflettori, che grazie a John Carpignano si sono accesi su questa realtà, possano aiutare a risolvere i mille problemi di Gioia Tauro, problemi legati a quartieri come questo, quartieri di emarginazione, un po' simile come in altri quartieri periferici delle grandi città italiane, ma Gioia Tauro è anche la città della mafia opprimente, la città del porto di Gioia Tauro che non riesce a decollare dopo aver sognato addirittura per decenni di essere la chiave di volta dello sviluppo calabrese. Ecco, noi ci auguriamo che questa straordinaria vittoria, questo orgoglio che è anche orgoglio calabrese della vittoria di questo film documentario di John Carpignano, possa illuminare, accendere i riflettori su quella realtà e su Gioia Tauro, e che questa nostra splendida parte della Calabria, ma con tanti problemi, possa una volta per sempre avviarsi a risolverli e a dare una prospettiva e a una speranza ai figli di Gioia Tauro, ma di tutta la Calabria, metaforicamente.